dallo stadio Gran Sasso d'Italia, Itala Concia dell'Aquila, prima partita di questo campionato di prima categoria per la formazione rossoblù, questa volta in versione di ospite di un big match al cospetto della formazione del Pizzoli. È stata un'estate, è stato un trascorso di periodo caldo molto molto intenso per quelli che sono stati le sorti del calcio aquilano, ma finalmente si può cominciare a parlare di calcio giocato. 22 in campo che hanno fatto l'accesso proprio in questo istante, come dicevamo, Pizzoli che ospita in casa per ragioni di ordine pubblico la formazione rossoblù, parti invertite, campo invertite per un big match che, qualora fosse stato giocato in terra pizzolana, avrebbe causato qualche difficoltà di ordine pubblico. Questo almeno è quello che è stato valutato dagli organi preposti. Tutto calcio.tv con Pasquale Ciannetti, con la collaborazione tecnica di Carlo Dionisi e del nostro Francesco Michele, vi danno il buonasera nel frattempo in cui le squadre salutano i propri beniamini e si salutano tra loro, anche accompagnate da giovani leve del calcio locale. Il più cordiale buonasera va anche a quello che sarà il mio compagno di questa avventura per quella che sarà la serata odierna e per quelle che saranno un po' tutte le attività di A Tutto Calcio, il re della nostra eccellenza abruzzese, del nostro portale A Tutto Calcio.tv, Francesco Scamura. Buonasera Francesco. Buonasera a te Pasquale, colpo d'occhio veramente d'eccellenza possiamo dire qui questa sera al Gran Sasso d'Italia Itola Concio. È una gara che ha poco a che vedere, soprattutto per la cornice di pubblico, ha poco a che vedere con un torneo di prima categoria. D'altronde Pasquale, tra i 22 in campo ce ne sono almeno 6 o 7 che hanno calcato campi ben superiori a quello di prima categoria. È un big match, hai detto bene tu, il Pizzoli che fino al, diciamo, alla collocazione dell'Aquila Calcio nel torneo di prima categoria era considerata la strafavorita per il salto di categoria. Ci rimane altro che attendere i 22 affrontarsi in campo. Pasquale, ci auguriamo che sia innanzitutto una piacevole serata di sport in compagnia naturalmente con attuttocalcio.tv. E allora tutto pronto sul punto di battuta che verrà battuto questo calcio di inizio da parte del Pizzoli con Emilian Piri con il pallone tra i piedi. Nel frattempo ne approfittiamo per leggervi quelle che sono le formazioni per il Pizzoli. Mister Pierpaolo Rotili si affida a Miele, Serpetti, Vittorini, Albani, Esposito con Giannuzzi, Mazza, Annunziata, Piri, Gizzi e Napoleon. Risponde la formazione rossoblu di casa, di mister Cappellacci con Cattafesta, Ndiaye, Campagna, Silvestri, Morra, Di Francia, Angelozzi, Zazzara, Carosone, Catalli e Baraldi. Un match che proprio ha preso il via in questi istanti, sarà una gara molto molto intensa. Tra l'altro è davvero alta la posta in palio, ma non tanto per quelli che saranno i 90 minuti, per quelli che sono gli obiettivi stagionali. Sono due formazioni, l'Aquila e il Pizzoli, nuove in questa avventura, entrambi appunto vengono fuori da esperienze diverse. L'Aquila è risorta da dopo un'estate piuttosto complicata, un nuovo corso, una nuova società che intende riportare in alto il calcio rossoblù. Il Pizzoli invece si riparte da questa prima categoria dopo una fusione importante, una tanto attesa fusione che noi a Tutto Calcio abbiamo seguito molto da vicino, molto con attenzione, tra due formazioni, la New Team Pizzoli e la società sportiva Pizzoli. Quindi anche per quelli che sono i padroni di casa di mister Rotili, una nuova avventura, un nuovo corso, un nuovo cammino. Prima battute con il rossoblù in avanti, fallo laterale sul punto di battuta c'è Campagna. Campagna prova a servire un compagno, poi viene subito ben contrastato. Napoleon appoggia per il suo vicino, ma palla che termina in fallo laterale. Nel frattempo ne approfittiamo anche per leggervi quelli che sono stati i risultati odierni. Seconda giornata, si è giocata quest'oggi alle ore 15.30 con Barreata Jacozzo 0-2, Cesaproba San Benedetto 0-7, Federlibertas Bugnara 3-0, San Francesco Plus Ultra 2-0, San Pellino Pratola 3-0, Valle Aterno Celano 0-2, Villa San Sebastiano Real Carzoli 4-3, Villa Sant'Angelo Atletico Civitella
Roveto 0-2 per una classifica che vede l'Atletico Civitella, anzi che vede il San Benedetto Venere, l'Atletico Civitella ed il Celano in prima posizione con 6 punti, insieme a loro anche il Real Carzoli, a seguire Feder Libertas Bugnara 4, Pizzoli 3, San Bellino 3, Plus Ultra 3, Valle Aterno 3, San Francesco Tagliacozzo 3 punti, Virtus Pratola 1 punto a 0 punti, Villa Sant'Angelo, Villa San Sebastiano, Barrea, Genzano e Cesaprobbia. Ovviamente l'Aquila e Villa Sant'Angelo hanno una partita da recuperare e se ne questa gara che si disputerà il prossimo mercoledì. Due palloni in campo, direttore di gara che però non si avvede della cosa, lascia proseguire gioco che adesso è ancora nelle mani rossoblu. C'è un'iniziativa in avanti da parte di Carosone poi prendersi gioco dell'avversario e non riesce nemmeno ad ottenere il calcio d'angolo. Francesco, è una gara molto sentita, prime battute di gioco, tanta tensione, calcio molto spezzettato, ci sta in quello che è un big match. Sì Pasquale, hai detto bene, è proprio stato il classico inizio di un big match con le due squadre che provano a studiarsi. È partita forte l'Aquila cercando di aggredire subito nella propria tre quarti il Pizzoli che insomma sino a queste prime battute, e ne vediamo Carosone sul lato di sinistra, Carosone apre troppo il piatto. Facile la presa dell'estremo pizzolano, prima occasione Pasquale, quello che dicevamo, l'Aquila ha provato ad aggredire sulla propria, sulla tre quarti il Pizzoli, è stato pericoloso in questa occasione Lorenzo Carosone che si è liberato di un avversario, ha aperto troppo il compasso, facile la presa per il portiere del Pizzoli. Sì Pasquale, a dimostrazione dell'importanza della gara anche la designazione arbitrale, infatti è stato designato Davide Sciuba della sezione di Pescara, un arbitro che abitudinalmente calca i campi di eccellenza. Eh sì, anche questo un aspetto da tenere presente, quelle che saranno le direzioni di gara. È un campionato molto livellato in altro, con squadre molto ben attrezzate. Molta sarà l'attenzione riposta verso l'operato dei direttori di gara. Una punizione accordata al Pizzoli con sul settore di sinistra. Siamo giunti al quarto minuto di gioco, che adesso è stata fatta registrare solo l'occasione di Carosone, questo tiro a giro che non ha causato troppi problemi all'estremo Miele. Calcio di punizione per il Pizzoli, settore di sinistra, due persone sul punto di battuta, vediamo quali saranno gli sviluppi. C'è Esposito, capitano Esposito, che cerca di farsi spazio in area, direttore di gara che poi vede qualche spinta tra lui e il suo diretto marcatore, chiama anche a fianco a sé Napoleon, qualche indicazione per poter ristabilire l'ordine in attesa di battere questo calcio di punizione. Pizzoli che è stato costretto a fare a meno di quattro pedine importanti, è una formazione che vede fuori l'asso Cicchetti, attenzione calcio di punizione a giro, troppo facile, quasi telefonato tra le braccia di Cattafesta. Cicchetti, De Paulis, Limonti, Lepidi, tutti gli indisponibili oggi per la formazione di mister Rotini, vediamo se la loro assenza peserà nello scacchiere di casa. Di Francia, capitano per Ndiaye, osserva il piazzamento dei compagni, la gioca in mezzo dalle parti di Angelozzi, in avanti a cercare Carosone, poi ancora Angelozzi in possesso della palla, provano a farla girare il rosso blu da Ndiaye per Morra, l'ex Amiterlina viene poi messo a terra, ancora manovra tra i palloni di casa, lancio in profondità per Carosone, commessa un'infrazione all'indirizzo di Miele, buona anche questa azione Francesco con Carosone che si era subito individuato nello spazio, si era trovato a tu per tu con il portiere ospite. Sì, buona l'azione di Carosone, ma Pasquale, tra i punti di forza dell'esterno di Sant'Eusagno Forconese è quello proprio, cioè proprio quello di non dare punti di riferimento ai difensori avversari. Carosone ha capacità, come detto poc'anzi, di svariare su tutto il fronte di attacco e questo crea soprattutto dei problemi anche per la velocità insomma mostrata di cui dispone il calciatore. Pasquale, sto notando che il Pizzoli è tutt'altro che arrendevole al cospetto dell'Aquila,
soprattutto con Gizzi e Piri che tengono alta la difesa dell'Aquila Calcio. Non dimentichiamo che la formazione del presidente Lepidi era una delle più accreditate alla vittoria finale, ovviamente prima che l'Aquila Calcio facesse accesso, guadagnasse l'accesso a questa categoria. Attenzione, lancio in avanti a cercare l'ex Paterno Baraldi, troppo lungo il suggerimento. Palla tranquillamente nelle mani di Miele, Miele portiere di esperienza, un passato in San Gregorio con vari campionati di promozione alle spalle. Fallo commesso dal numero 8 Zazzara, era in dubbio, poi è riuscito a tornare, a rimettersi in sesto, così come il mediano Morra, che adesso è in possesso della palla. E allora Cappellacci è riuscito a schierare quasi tutte le sue pedine. È stata una settimana, le ultime due settimane molto molto movimentate in casa rossoblu, con l'arrivo di nuovi giocatori, con tanti volti che hanno vestito per la prima volta la maglia aquilana, e quindi si è dovuto creare un attimo la marga, si è lavorato molto per trovare un po' di quadre per quelle che sono i dettami e gli schemi dell'ex allenatore del Teramo. Calcio di punizione sulla tre quarti avversaria per la formazione rosso-blu. Dovrebbe essere Zazzara sul punto di battuta. Barriera a due optata dalla formazione di casa. C'è anche Catalli che prova, vediamo se proverà a dare il suo contributo. Sì, cross in mezzo, anticipo di testa mancato, poi possibilità di conclusione diretta che però svanisce mentre Esposito poi non la lascia passare. Fase un po' confusa. Diaye di Francia ricomincia da dietro, è stato un disimpegno errato da parte di capitano Esposito, c'è stato, e situazione di gioco che poteva rendersi pericolosa. Silvestri per Campagna, anche lui un passato a San Gregorio, quanta qualità nei 22 in campo. Questa proprio non pare, Francesco, una partita di prima categoria. No, hai detto bene Pasquale, sembra di assistere a una partita di eccellenza o addirittura Serie D, insomma, vista la bontà del tasso tecnico presente in campo. Sì, di là dei vari Carosone, Zazzara, Catalli e Baraldi nelle fila dell'Aquila Calcio, Pasquale, non va dimenticato anche Simone Gizzi dalla parte del Pizzoli. Simone Gizzi, insomma, dalla sua quattro campionati di Serie D alle spalle, una vittoria di un torneo di eccellenza, una vittoria di un torneo di promozione, insomma, è probabilmente uno dei maggiori talenti che ha espresso negli ultimi anni il calcio aquilano. Tante davvero le scelte di cuore da parte dei giocatori che, provenendo da esperienze sicuramente in campionati più gratificanti, hanno però, per volere di maglia, per volere di passione, per volere di attaccamento a quello che è il proprio territorio, vestire la maglia della propria città, ma questo è del proprio comprensorio, ma questo è valso sia per nel contesto dell'Aquila Calcio, come può dirsi per Di Francia, sia nel Pizzoli, dove Cicchetti ha accettato di buon grado il ruolo di leader del settore avanzato in virtù del suo attaccamento, della sua propensione verso il sodalizio della formazione, verso il sodalizio del presidente Lepidi. Gioco fermo con direttore di gara che è intervenuto per risolvere una situazione di gioco. Vediamo se verrà restituita la palla. C'era stato un giocatore a terra, nello specifico doveva trattarsi di Zazzara. Rimessa effettuata in questo momento ed è lo stesso Zazzara che la restituisce tra le braccia di Miele. Tribuna quasi piena in ogni ordine di posto, settore curva con all'incirca 400 persone, e insomma un colpo d'occhio non da poco, quella che è
una gara di prima categoria per questo che è, per quello che è il nuovo cammino della Vela Calcio, per quello che è questo nuovo cammino importante della SD Pizzoli. Adesso calcio di punizione dai 25 metri circa, c'è stato un fallo, capannello di giocatori attorno al signor Sciubba di Pescara, qualcosa da ridire da parte di Zazzara, vediamo un attimo se ci sarà una soluzione diretta in porta o uno schema particolare. C'è Simone Gizzi sul punto di battuta, numero 10 per il classe 89. Buonasera. Buonasera. Gizzi è annunziata con Piri pronto alla stoccata. Tante le opzioni a disposizione, si allontana poi annunziata. Tanta difficoltà da parte del direttore di gara per far rettificare la posizione della bancare, in effetti i canonici 9,15 m non è che siano proprio così rispettati fedelmente. Parte Gizzi, palla sbucciata e poi l'occasionissima su cui si mette una pezza tappa festa. L'occasionissima dovrebbe essere stato Mirko Mazza che si è tuffato ad archionare questo pallone. Questa è la prima vera occasione del match per il Pizzoli. Ha provato ad approfittare di questo, questa palla vagante che era stata comunque sporcata dalla barriera, su di lui ha murato con davvero tempestività e soprattutto con coraggio Lorenzo Cattafesta, anche lui giocatore dalle indiscusse qualità, tante presenze in Serie B, tante presenze anche nei campionati di categoria superiore, eccellenza, promozione, quindi un classe 95, davvero un lusso per questa categoria. Lancio in profondità per Carosone, settore di sinistra, ad attaccarlo c'è Mazza, si perfeziona anche il raddoppio, poi Catalli non aggancia la sfera, possono ripartire i padroni di casa. Sfera per Piri, spalle alla porta, subito attaccato da Di Francia. Pizzoli ancora in possesso della palla, gioco un po' alla mano della formazione di Rotilli con piccole manovre di avanzamento, squadre abbastanza concentrate, abbastanza racchiuse in quella che è la metà campo. Un'occasione per parte in questo istante, insomma, gara che comincia a vivere di sussulti, comincia a vivere qualche spunto interessante. Carosone, subito attaccato da Esposito, poi si triplica la marcatura sull'ex Monticelli. Sfera ricacciata dalle parti di Cattafesta che la fa subito ripartire, vediamo se ci arriva in maniera piuttosto disordinata Campagna. Così è, ma sfera sulla terra, verso la terra di nessuno. Si è alzato anche Cappellacci che comincia a dare le prime indicazioni ai suoi, lo abbiamo visto molto silenzioso ad inizio gara. Insomma, Francesco Cappellacci, tecnico con esperienze importanti in Lega Pro, con un curriculum di tutto rispetto, scende in questa venuta in prima categoria. Come potrebbe essere, quale potrebbe essere l'impatto secondo te? Ma Pasquale, come hai giustamente detto tu, il mister Rossoblu insomma ha dalla sua un'esperienza talmente tale che insomma credo che l'adattamento a questa categoria sia breve. Niente, l'Aquila Calcio dovrà per gioco forza ripercorrere la strada insomma già tracciata la scorsa stagione dal Lanciano del presidente De Vincentis, Lanciano che dopo 4 anni di Serie B è sceso in prima categoria vincendo il campionato, poi approdando in promozione. Ci auguriamo che sia insomma la stessa cosa da Aquilani per la compagine rossoblu. Credo che insomma per concludere l'adattamento di mister Cappellacci sia e sarà sicuramente breve. Calcio abruzzese che a tuttocalcio.tv segue molto da vicino.
e che ovviamente vive di alti e bassi, tante le formazioni dei vari capoluoghi di regione che hanno dovuto ricominciare. Abbiamo conosciuto in questi anni la storia del Giulianova, ancora prima del Chieti, del Lanciano, quest'anno è la volta dell'Aquila, quindi calcio abruzzese che riparte un po' da quelle che sono le proprie fondamenta per poter costruire un nuovo modo di interpretare l'11 contro 11 pallonaro. Rimessa laterale direttamente tra le braccia di Miele, non ha trovato l'intesa Campagna con i suoi compagni. Formazione rossoblu che in attacco manifesta tanta qualità, ma fino adesso poca organizzazione. Ndiaye aggancia al volo, poi Gizzi a servire, Piri tenta di la portata di prima intenzione, ancora cross per Piri, rossoblu che mettono a terra. Ndiaye elude l'intervento di un avversario, poi si accomoda sul settore di destra per lanciare il numero 11 Baraldi, palla troppo lunga. Sarà rimessa laterale, formazione rossoblu che mostra tanta voglia di fare, però presenta ancora un po' di ruggine per quelle che sono un po' le manovre, gli schemi e i dettami del calcio giocato o del calcio inteso come competizione. Gizzi indietro dalle parti di Esposito, apertura sulla sinistra a cercare Napoleon, colpo di testa provvidenziale da parte di Silvestri, poi calcio di punizione con Silvestri che riceve da Di Francia, prova a ripartire questa volta dal settore di sinistra, Zazzara, vicino a lui c'è Campagna, prontamente servito, palla restituita ancora per Zazzara, Catalli, Zazzara, Di Francia, l'ex Amiternina aveva cominciato la stagione tra le file giallorosse nel campionato di eccellenza andando a guidare la difesa, in avanti lancio a cercare la bordata di Baraldi, conclusione fuori dallo specchio della porta, nulla di fatto quindi per la formazione rossoblu. Con tutta la tranquillità del caso Simone Miele si accomoda per la battuta dal fondo. Francesco, tanto agonismo, ma per adesso mancano un po' di precisione sotto porta le due squadre. Forse l'occasione più clamorosa, quella di Mazza, nata poi da una palla sporcata dalla barriera. Sì Pasquale, l'occasione più nitida del match sinora è stata quella costruita dal Pizzoli, complice anche il tocco in barriera, bravo nell'occasione Cattafesta ad andare giù con i tempi giusti. Sì Pasquale, probabilmente sarà anche che siamo ad inizio stagione, quindi insomma la condizione non può essere delle migliori. Io sto vedendo il Pizzoli che prova e molte volte ci riesce a rispondere colpo su colpo alle folate dell'Aquila, che per adesso si sta affidando per lo più ai suoi solisti. Senza timore reverenziale gioca la formazione di mister Rotilli, lo ha dimostrato anche in quest'ultima azione con Gizzi che aveva eluso l'intervento di un avversario e ha guadagnato un interessante calcio di punizione a 5 metri dal vertice alto dell'area difesa da Cattafesta. Gizzi, Annunziata e Giannuzzi sul punto di battuta, ci sarà probabilmente un cross in mezzo per tentare l'incornata di qualche compagno, doppia finta ancora Giannuzzi, davvero velenose, molto bravo nell'occasione anche Giannuzzi, i due giocatori hanno avuto un'intesa semplicemente perfetta, minuto 21, risultato che si sblocca, Pizzoli 1-0. Sì
Pasquale, bravo Emilian Piri a deludere il fuorigioco della terza linea dell'Aquila Calcio, e in tuffo ha realizzato, forse possiamo dire, il gol più bello della domenica per quanto concerne questo torneo di prima categoria. Bravo anche il Giannuzzi ad aspettare il momento giusto per lanciare il proprio compagno, che Pasquale, fiuto da bomber al di là della categoria. Emilian Piri, Pasquale, l'anno scorso 30 gol, insomma il suo pedigree da bomber è ben noto. Qualche responsabilità per la difesa rossoblù, che si è fatta infilare nella linea, probabilmente stavano muovendosi, si stavano spostando in avanti per lasciare Piri in fuorigioco, invece si è mantenuto proprio sull'orlo della linea il numero 9 Pizzolano, e con un colpo di testa è riuscito a beffare Cattafesta. Si sblocca quindi il risultato qui al Gran Sasso Italia Italo a Concia. Pizzoli che conduce per 1-0, gol di Emilian Piri, e adesso strada un po' in salita per la formazione rossoblù, che dovrà fare i conti con un Pizzoli sicuramente determinato, sicuramente galvanizzato da quella che è la gara fin qui giocata, da quello che è il risultato. A questo si aggiungono anche una condizione, diciamo, non propriamente ottimale, quindi una squadra ancora in corso di costruzione, quindi c'è tanto tanto lavoro da fare in casa rossoblù per poter raddrizzare questa partita. Lancio in profondità per Baraldi, che però poi si lascia anticipare da Esposito, retroguardia di casa che fa buona guardia. Piri, ecco l'autore del gol, controllo ed appoggia per Napoleon, possibilità per la ripartenza. Samuel Napoleon, lo ricordiamo, tra le file della Rischia ai tempi della loro terza categoria di 3 o 4 anni fa, poi per lui una carriera che piano piano è sempre cresciuta. L'anno scorso in promozione nel San Gregorio, quest'anno la nuova maglia del Pizzoli, insomma un giocatore che ne ha fatta tanto di strada, partendo davvero dai livelli più bassi. Non si intendono Ndiaye e Carosone. Miele può raccogliere la sfera e giocarla con tutta calma. Minuto 24, Pizzoli che conduce 1-0, decide il match fino adesso il colpo di testa di Emilian Piri su un intelligentissimo cross da parte di Giannuzzi di Francia. Calcio di punizione per Campagna, settore di sinistra. Zazzara a cercare Carosone, la mette giù Carosone, poi favorisce Catalli, da questi si cambia lato per Silvestri, per Angelozzi, Angelozzi ancora per Catalli, l'anticipo provvidenziale da parte di Albani. Rosso-blu ancora in possesso della sfera, ripartono ancora dalle retrovie, palla che non passa, non si intendono Catalli e Carosone, compagni di squadra già ai tempi del Chieti, il Chieti delle meraviglie, che vinse un campionato di promozione 2 anni fa, esperienze comuni anche nel Paterno, sempre nel settore d'attacco, insomma due giocatori che dovrebbero conoscersi per bene nei movimenti, nel modo di vedere il senso della posizione, la propria posizione. Calcio di punizione rosso-blu adesso. Francesco, un stando ai punti è un 1-0 che per adesso premia un Pizzoli forse più organizzato, diciamo così, non diciamo che merita questo risultato, non tanto per il conto delle occasioni ma per come ha gestito la gara. Sì, Pasquale, il Pizzoli ha giocato più da squadra, possiamo dire, mentre l'Aquila in questi primi minuti si è affidata, come già detto in precedenza, alle giocate dei singoli. Risultato che al momento sì, premia il Pizzoli, adesso sarà interessante vedere alla lunga anche la tenuta soprattutto dei calciatori dell'Aquila Calcio, che insomma, Pasquale, come ricordiamo per le note vicende, sono partiti in ritardo rispetto alle altre compagini del torneo di prima categoria.
azione d'attacco con Piri e Napoleon che si prendono gioco un po' anche di tutta la zona mediana dell'Aquila Calcio, di tutto il reparto mediano. Adesso tenta l'azione solitaria Vittorini, non gli riesce perché fanno buona guardia sia Ndiaye sia Cattafesta. Azione che riparte dai piedi proprio dell'estremo difensore rossoblù. Campagna, passaggio filtrante per Carosone, ancora per Campagna, Zazzara di Francia, preferiscono giocare per le vie laterali i rossoblù, poche manovre negli spazi centrali. Adesso erroraccio di Baraldi. Guadagna però una rimessa l'ex Paterno di Francia, formazione altissima quella rossoblù in questo frangente, tutta nella metà campo avversaria. Campagna, Zazzara, scambiano molto i due, ancora Campagna per Catalli, poi di nuovo tra le parti, dalle parti di Zazzara, commesso fallo da parte di Albani. Bravo! A subire l'infrazione è stato Lorenzo Carosone. Calcio di punizione per l'Aquila. Minuto 29esimo che sta quasi per scoccare. Ribadiamo il risultato al 21esimo. Pizzoli in vantaggio per effetto del colpo di testa di Emilian Piri. Tre uomini in barriera ad impedire la battuta di prima intenzione. Catalli a metterla in mezzo, vicino a lui c'è anche Zazzara. Fischia il direttore di gara in questo momento, la mette in mezzo Zazzara. L'incornata di Baraldi, traversa e poi non c'è nessuno che può tentare il tap-in in rete, ma nel frattempo c'è stato anche uno scontro tra Baraldi e dovrebbe essere Mazza. Entrambi i giocatori fermi a terra. Minuto. Occasionissima l'Aquila che risponde al vantaggio del Pizzoli. È riuscito il numero 11 Baraldi a colpire di testa, anche un buon colpo che aveva colpito la traversa e poi nessuno aveva, si era fatto trovare pronto per il tap-in vincente, a miele battuto. E nel contempo anche uno scontro con l'ex San Gregorio Mazza. Risultato che non si schioda, ma l'Aquila comincia a dare qualche segnale di presenza. In avanti ancora formazione rossoblù con Baraldi, fa buona guardia però Esposito. Rimessa laterale battuta da Ndiaye alla ricerca di Baraldi, vediamo se riesce ad agganciare la sfera, palla che poi termina direttamente in fallo di fondo, un po' forse un po' disturbato il giocatore di mister Cappellacci, nulla di fatto, si riprende con miele ed il calcio dal limite. Francesco, questo primo squillo dell'Aquila, secondo squillo vero e proprio, diciamo il primo era stato questa occasioncina di Carosone, formazione rosso-blu che prova a dare segnali di presenza. Sì Pasquale, l'Aquila inizia, se così possiamo dire, a prendere le misure al Pizzoli, cercando di pervenire al pareggio. È stata una bella azione quella nata sull'asse Zazzara-Baraldi, sfortunato l'ex calciatore del Paterno, anche se a mio avviso c'è stato un tocco del portiere del Pizzoli. Vediamo adesso con il passare dei minuti, Pasquale, quale accorgimento potrà apportare mister Cappellacci ai propri uomini in campo.
qualche manovra secondo me a centrocampo. Se andiamo un po' a vedere quelle che sono le disposizioni, i giocatori a disposizione nelle rose, ricordiamo che anche in questi campionati c'è la possibilità quest'anno di usufruire della panchina lunga. Intanto il Pizzoli opera per una azione avanzata, buono il gioco di Gizzi che poi serve Napoleon l'appoggia di nuovo sulla sinistra, l'anticipo provvidenziale di Baraldi e l'Aquila che può ricominciare. Dicevamo panchina composta da Rovo, da Santarelli, da Turzini, Santarelli, Rovo, Lolli, Sebastiani, Pizzolla, Irti, Torre e Mohamed Suleiman. Insomma, c'è Torre, c'è Pizzolla, c'è lo stesso Rovo, tanti giocatori che hanno buona conoscenza della categoria, ma soprattutto che hanno l'esperienza giusta per poter fornire l'apporto necessario alle sorti del sodalizio di mister Cappellacci. Per quanto riguarda la formazione di casa, si fa per dire, del Pizzoli: Ferrante, Formisani, Alfonsi, Ursache, Farina, Rotilio, Montorzelli e Greco. Formazione giovanissima, tanti 90, classe 92, 94, tanti 2001, e insomma un Pizzoli che parte da lontano per poter recitare un ruolo di protagonista nella categoria. Sì, Pasquale, hai detto bene, il Pizzoli è una squadra diciamo già collaudata, l'anno scorso ha preso parte, è arrivata fino alla semifinale playoff, noi di A Tutto Calcio eravamo presenti sulle tribune del comunale di Pizzoli, e diciamo che mister Pierpaolo Rotili ha dipinto a sua immagine e somiglianza la formazione che da due stagioni oramai, da questa stagione guida. È un Pierpaolo Rotili che mi permetto di dire forse tra i tecnici emergenti del panorama calcistico aquilano, anche se va detto è un ex rossoblù per aver diretto per tanti anni le compagini giovanili aquilane, proprio grazie a Pierpaolo Rotili erano riuscite a raggiungere importanti traguardi giovanili. Non da dimenticare quella che è stata la promozione nel campionato di promozione dello scorso anno con Rotili insieme al Turning Party, aveva trionfato nello scorso campionato di prima categoria A, e quindi uno che di promozioni e di campionati di vertice se ne intende. Mister Pierpaolo Rotili quest'anno tenta il colpaccio anche sulla panchina del Pizzoli. Ripartono i rossoblù quando siamo giunti al minuto 34. Zazzara, sempre lui in possesso di battuta, passano molto dalle sue parti il gioco, forse è una specifica indicazione da parte di mister Cappellacci, poi Catalli, non gli riesce il tacco smarcante per Carosone, messo giù Catalli, fallo un po' discusso. Si inalbera la tribuna qui sotto la nostra postazione con tanti tifosi del Pizzoli che hanno quasi riempito lo spazio a loro riservato. Incessante continua il tifo degli ultras rossoblù tornati allo stadio dopo qualche polemica passata nei confronti dell'allora vecchia Aquila Calcio, però fondamentale, davvero necessario il loro supporto per questa ripartenza, per questo nuovo corso dove davvero si sono ben spesi affinché il calcio aquilano potesse ripartire con serietà, con organizzazione, con tutte le specifiche del caso. Non si ferma, finge un po' da colonna sonora il loro cantare, e questo è un valore che impreziosisce questo campionato di Francia. Salta bene Piri, riesce a gestire poi anche la palla verso il suo compagno, l'Aquila che può ripartire con Ndiaye, può scendere sul settore di destra e lo fa, si accentra poi Ndiaye, due avversari su di lui, c'è un fallo, direttore di gara che però non si avvede dell'occasione. Spingono ancora i rossoblù, questa volta con Baraldi, vediamo se c'è il cross in mezzo, torna sui suoi passi, la ricaccia dietro dalle parti di Silvestri, Ndiaye, cross che arriva, troppo corto però per poter favorire la stoccata di Catalli,
capisce tutto Miele e la piona lui per la rimessa dal fondo. Calcio di rinvio velocissimo da parte dell'ex numero uno del San Gregorio, buono il colpo di testa di Francia ad impedire l'intervento di Piri. Angelozzi, Baraldi questa volta per vie centrali, dalle parti di Zazzara provano a cambiare gioco, Carosone, ancora Baraldi che si è spostato sul settore opposto, Pizzoli che in qualche modo poi riesce a ricacciarla in avanti, cioè guadagnando anche un importante rimessa laterale. In questo momento è importante per la formazione di casa del Pizzoli riuscire a mantenere alta la concentrazione, riuscire anche a risparmiare un po' di energie per quello che sarà un secondo tempo sicuramente tutto all'arrembaggio per la formazione rosso-blu. Di Francia, colpo di testa un po' rischioso però non più di tanto. Ndiaye di prima intenzione a cercare Catalli, poi fa buona guardia Mazza. Calcio di punizione per fallo commesso da Gizzi. Prontamente battuto da Di Francia per Ndiaye, Catalli, da questi per Zazzara, Baraldi, Ndiaye, marcatura asfissiante dei giocatori del Pizzoli. Ennesimo pallone ricacciato dentro, in profondità, ricacciato dal Pizzoli. Silvestri, Zazzara, Catalli, Morra, prova a mettere ordine anche lui. Angelozzi, ancora per Morra, da questi per Ndiaye. Tutto chiuso, si passa dalle parti centrali con Zazzara, formazione rosso-blu al piccolo trotto in avanti, Ndiaye, Baraldi, ben schierata la retroguardia del Pizzoli, Angelozzi, vediamo se c'è la possibilità di farla passare, si riparte lateralmente con il cross immediato da parte di Ndiaye, l'anticipo provvidenziale di Mazza e palla in avanti alla ricerca di Piri, su cui fa buona guardia Di Francia, disturbato però da... allo stesso numero 9 di origini albanesi, numero 9 che poi gli ruba la sfera ma commette fallo. Direttore di gara che si accorge dell'infrazione. Rosso-blu che ripartono da dietro, ma quanta difficoltà Francesco per portarsi dalle parti di Miele. Sì Pasquale, hai detto bene, il Pizzoli in questa prima frazione ha avuto il merito di intasare le linee di gioco dell'Aquila chiudendo gli spazi, d'altronde lo dicevamo poc'anzi, il mister Pierpaolo Rotili ha preparato ad hoc questa gara, squadra ben messa in campo, una squadra che in ampiezza copre bene tutti gli spazi, quindi un Pizzoli che si sta mostrando squadra operaia Pasquale, a dispetto del ruolo che gli era stato attribuito ad inizio stagione, un risultato che in questo momento nel calcio si sa, sempre il campo che decide, premia il Pizzoli, vediamo adesso l'Aquila se riuscirà a riorganizzarsi e a riportarsi in quota. È sicuramente una formazione ben attrezzata quella del Pizzoli, una delle formazioni che saranno protagoniste di questo torneo, ma c'è da sottolineare quella che è la difficoltà per una corazzata quale quella rosso-blu dell'Aquila di avere la meglio di squadre che comunque conoscono la categoria perché già l'hanno giocata in stagioni precedenti, perché comunque hanno già un'organizzazione di gioco specifica. Adesso fallo commesso su Gizzi, direttore di gara che non interviene, possibilità per la ripartenza dell'Aquila, lancio in profondità con l'aggancio poi di Catalli e poi Vittorini ci mette una pezza ricacciando di nuovo la sfera nella tre quarti rosso-blu. Morra prova a mettere lui ordine, Ndiaye, ancora Morra, ritmo che cala vistosamente proprio in queste battute, non si intendono Zazzara e Angelozzi e Silvestri, scusate,
un po' di stanchezza nelle gambe dei giocatori di Mister Cappellacci, che si alza a bordo della propria area tecnica e urla qualche indicazione ai suoi giocatori. Morra in avanti a cercare Carosone, ancora spalle alla porta Carosone, ancora seconda palla che non rimane tra i suoi piedi, la tocca un paio di volte, poi subito gli sfugge al folletto numero 9. Ennesimo nulla di fatto, con Miele che può rimetterla in gioco con tutta la calma del caso. Morra, Campagna, prova a dargli fastidio Gizzi, poi Silvestri, da Di Francia a Ndiaye, Catalli, ancora l'un numero 11 che scambia con Ndiaye e poi perde maldestramente questa sfera, regalando il fallo laterale alla formazione di Mister Rotili. Gizzi, disturbato da Morra, poi prova a metterci una pezza anche Giannuzzi. Fallo per l'Aquila Calcio. Subito Di Francia che accelera le operazioni. Quando siamo giunti al minuto 43 non ci dovrebbe essere un recupero importante, gioco che è stato piuttosto fluido, piuttosto continuo, non si registrano interruzioni di sorta se non per il colpo di testa, la craniata tra Baraldi e Mazza nell'occasione della traversa, forse l'occasione più importante dell'Aquila di questa prima frazione. Direttore di gara che ha qualcosa da precisare con i giocatori del Pizzoli, nello specifico con Mazza e Gizzi. Di Francia, da questi per Ndiaye, Baraldi, ancora Ndiaye, si riparte dalle retrovie e questo è un segnale di difficoltà da parte della formazione rosso-blu, quello di dover ricominciare sempre da capo per poter principare l'azione. Buono l'anticipo, l'intercetto di Napoleon, da questi per Gizzi, Gizzi contro Zazzara, riesce a mantenere la sfera, poi in esterno non si perfeziona il passaggio per Piri, lancio in profondità con Carosone, Carosone a tu per tu con Miele, due persone, due difensori su di lui, appoggia indietro per Zazzara, Zazzara percussione in avanti, diagonale però troppo telefonato che non impensierisce più di tanto Miele. C'era stato un attimo di esitazione da parte di Carosone, che nello spazio poteva infilarsi, poteva prendere l'avversario in velocità e tentare la conclusione personale, ha preferito servirla dietro per Zazzara nel momento in cui però la difesa di casa era già stata, si era già schierata. E ovviamente l'unica soluzione è stato un diagonale, tra l'altro non eccessivamente potente. Occasione quindi sfumata. Francesco Timidi, segnale dell'Aquila per poter pareggiare questo match. Sì Pasquale, segnali di risveglio da parte dell'Aquila Calcio dopo il vantaggio del Pizzoli. Nell'occasione precedente Carosone ha perso l'attimo per battere a rete, la sua sterzata poi ha favorito l'inserimento di Zazzara che arrivava a rimorchio, ma giustamente, come hai già detto tu, con la difesa pizzolana oramai schierata è stato più facile del previsto per Miele andare giù con i tempi giusti. Ancora l'Aquila, ancora Carosone dalla banda Mancini, entra in area, solita sterzata, alza la testa, apparecchi là aria per Catalli, ottimo esposito in questo frangente, ottimo esposito nel salvare la baracca, ma pessimo Zazzara che aveva tutto il tempo per tentare una conclusione davvero più concentrata, più potente, e invece ha semplicemente appoggiato tra le braccia di Miele. Insomma, non c'è tanta precisione, tanta attenzione tra i piedi dei giocatori rossoblu negli ultimi 15 metri. Carosone adesso prova l'Aquila a spingere con un po' più di veemenza, da Morra per Ndiaye, tutto chiuso, si torna di nuovo dalle parti del folletto rossoblu, messo a terra nell'istante in cui il signor Sciuba di Pescara fischia la fine delle ostilità
per quanto riguarda i primi 45 minuti. E allora qui al Gran Sasso d'Italia conduce il Pizzoli per 1-0. Al ventesimo il gol di Emilian Piri. Ci attende un secondo tempo intenso, un secondo tempo che vedrà l'Aquila chiamata a recuperare questo vantaggio. A risentirci, per adesso è tutto. Ci prendiamo un attimo di pausa.